Ciao, faccio questo video per rivelarti dove mi trovo. Non so se tu riconosci il posto, se l'hai mai visitato. Faccio una piccola carrellata. Qualcuno di voi lo sa, ma non deve rivelarlo ovviamente. Vediamo chi lo indovina o chi lo riconosce. Beh, le costruzioni sono abbastanza tipiche e abbastanza riconoscibili, quindi non penso sia così difficile comprendere che sono in un luogo veramente bello dove volevo già venire da parecchio tempo e poi c'è stata questa magia che mi ha permesso di arrivare fino qui. Bene, allora mi trovo in un tempio che si chiama Wat Po, che è un tempio dove c'è un Buddha che mia sorella chiama il Buddha spiaggiato, molto carino come nome, e un Buddha sdraiato. Non l'ho ancora visto, non ci sono ancora arrivata, ma a questo punto era talmente bello che ho deciso di fare il video qui, perché queste costruzioni che non so neanche, sembrano tanti corpi di Buddha che normalmente vengono fatti per girare attorno e per esprimere le proprie intenzioni, i propri desideri, in modo che possano venire realizzati grazie alle offerte che si fanno al Buddha, ma non sono queste, perché in genere sono singole, sono poste singolarmente in uno spazio tipo un tempio, un recinto, e sono l'unica costruzione. È veramente molto molto bello e volevo condividere proprio con tutti voi. Vediamo un po' cosa c'è da questa parte, vediamo un pochettino, così magari poi magari farò anche, se è possibile, o metterò una foto o farò un video dove c'è il Buddha spiaggiato, perché deve essere una cosa spettacolare. Non so se riesco a farti vedere. Beh, insomma, è un luogo veramente molto molto bello e quindi mi fermerò non in questa zona, perché sono in una città e io in città ci riesco a stare poco poco tempo, ma mi fermerò in questo paese per una quindicina di giorni girando varie zone. Bene, allora, non ho niente di particolare da comunicarti in questo video, se non farti vedere questo luogo che io trovo veramente sensazionale. E ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!